stato un grande in tutto. Nel 1981 la Roma di Di Bartolomei sale ancora più in alto. Sono pochissimi i centimetri che separano i giallorossi dal traguardo tanto ambito, la vittoria dello scudetto. Pochi, come i famosi centimetri della discordia, quella che si consuma con la solita Juventus. Una partita durissima. Al 17° minuto del secondo tempo, Furino viene espulso per un fallo su Falcao. A 10 minuti dalla fine, la palla da Conti arriva a Pruzzo e infine a Turone. L'arbitro convalida, salvo poi ricredersi su segnalazione del guardalinee. I giocatori sono attoniti. In un solo istante vedono svanire i sogni di gloria. È una decisione che riporta il popolo giallorosso alla realtà. Lo scudetto per ora resta un miraggio e quel gol, per i tifosi romanisti, rappresenta ancora oggi un'onta mai cancellata. Il rancore e la delusione di questo campionato, secondo posto raggiunto alle spalle della solita Juventus, bruciano nell'animo di Agostino. A Roma i tifosi attendono, come sempre, ma è come se avessero ormai una consapevolezza nuova, la consapevolezza di avere una squadra attrezzata per vincere. È una sensazione che rende l'aria frizzante. Di Bartolomei, dal canto suo, sa che per vincere a Roma bisogna faticare il doppio, il triplo. E poi ne è certo, l'esperienza del barone Lidl prima o poi dovrà portare i frutti sperati. Nils e Agostino si intendono con uno sguardo e con poche parole. Di Bartolomei era proprio l'idolo in campo, come qualità tecnica, come tipo di gioco, come testa. Secondo me andavano d'accordissimo, era uno dei suoi. Di Bartolomei era un uomo di Lidl, un uomo, era uno di quei giocatori di cui non poteva fare a meno. E alla luce di questa reciproca stima, Lidl chiede al suo capitano un sacrificio. Agostino deve cambiare il ruolo in cui è cresciuto. Da centrocampo dovrà passare alla difesa. Per lui è una decisione difficile da accettare, ma il capitano sa che deve dare l'esempio. Per affrontare il campionato 82-83, la Roma si è rafforzata. In giallorosso è arrivato un difensore velocissimo, Pietro Dierkwoud, detto lo Zar. La squadra è forte, completa in ogni reparto. Il suo fiore all'occhiello è Bruno Conti, fresco campione del mondo. Ai mondiali di Spagna è stato considerato il miglior giocatore del torneo. Di Bartolomei ai mondiali non c'è stato, ma una grande vittoria l'ha avuta anche lui. In quell'estate dell'82 è nato suo figlio Luca, proprio il giorno in cui l'Italia batteva l'Argentina di Maradona. In vista della nuova stagione, papà Agostino è molto carico. Alla terza giornata di campionato, la Roma sfida a Genova la Sampdoria del giovanissimo talento Roberto Mancini. Per i giallorossi è la prima importante prova del campionato e per il capitano il primo vero test nel suo nuovo ruolo. Lidl ha messo in guardia i suoi ragazzi. Gli attaccanti della Sampdoria sono forti, soprattutto sono veloci, molto veloci. Di Bartolomei se ne renderà conto sulla sua pelle al 33° minuto del primo tempo. Brady lancia un pallone avanti per Mancini. Per la giovane stella doriana è facile superare in velocità Di Bartolomei, che come tutti sanno non è un fulmine di guerra. Mancini fa gol e la Sampdoria batte la Roma. Il tormentone sulla lentezza di Di Bartolomei ricompare inesorabile. Quello è un ruolo per giocatori veloci. Ma il barone svedese continua convinto sulla sua strada e i compagni si schierano compatti a difesa del loro capitano. Infatti, dopo la sconfitta di Genova, arrivano tre vittorie consecutive. Il finto difensore di Bartolomei inizia a convincere anche i più accaniti detrattori. E la Roma è in testa alla classifica. Lento, ma
talmente intelligente da superare la sua lentezza. Oscuro nel privato, ma brillante su un campo di calcio. Introverso, eppure capace di farsi seguire da una squadra intera. Sul cammino di Agostino, Falcao e compagni, anche questa volta c'è la Juventus. Il campionato è un testa a testa tra le due squadre. Di Bartolomei trascina i compagni a suon di gol e prestazioni esaltanti. La Roma fa la lepre, ma i bianconeri non mollano mai. E nel faccia a faccia tra le due squadre all'Olimpico, la Juventus sconfigge i giallorossi. Ora la squadra deve assolutamente reagire e il capitano deve essere il primo a dare l'esempio. Pisa, 13 marzo 1983. Al seguito della Roma sono arrivati 5.000 tifosi per sostenere i giallorossi nello sforzo finale. È una prova senza appello. La Roma terrà o ha smarrito tutta la sua sicurezza? Non potrò mai dimenticare la forza che c'era fra di noi, la compattezza nel preparare quella partita importantissima e cercare subito una reazione. La Roma parte a sprombattuto e va subito in vantaggio con un perfetto colpo di testa di Falcao. E nel secondo tempo ci pensa Di Bartolomei a chiudere la partita con uno dei suoi tiri micidiali. Falcao e Agostino sono stati i migliori, oltre a far gol. Ecco la differenza tra i bravi giocatori e i grandi campioni. La caccia allo scudetto può ripartire con rinnovato entusiasmo. Il primo maggio i lavoratori si fermano. Proprio in quel giorno di festa all'Olimpico arriva l'Avellino. Mancano 3 partite alla fine del campionato e la Roma è sempre prima con 3 punti di vantaggio sulla Juve. In città allo scudetto ora ci credono tutti. Il sogno non è mai stato così a portata di mano. E quel primo di maggio può diventare una festa doppia per tutti i tifosi giallorossi. Di Bartolomei e Falcao trascinano ancora una volta i compagni. Il brasiliano segna nel primo tempo con una punizione alla Di Bartolomei. Nella ripresa ci pensa il capitano, alla sua maniera. Un tiro imparabile. Un'esultanza sfrenata. La Juventus ha pareggiato e tra una settimana basta un punto per diventare finalmente campione d'Italia. E il capitano sa bene dove vuole condurre la sua squadra. Andremo in porto o no? In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo. L'appuntamento con il vessillo della storia è a Marassi contro il Genoa. Anche ai rossoblù basta un pareggio per ottenere la matematica salvezza. La partita di fatto dura solo 45 minuti, il tempo dell'1-1. La ripresa serve solo per attendere il fischio finale. Vediamo che in questo momento i tifosi accendono entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita. Alla fine la Roma è campione d'Italia. Sono le 17:45. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato. Questo scudetto ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. Agostino corona il grande sogno di sempre. La Roma, dopo 40 anni, è campione d'Italia. C'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni. Anche in questa occasione il capitano non si scompone, ma il suo sorriso rivela più delle parole. Come di consueto, il suo carattere schivo non gli consente di esternare troppa felicità. Ma per Di Bartolomei la vittoria è qualcosa di più di un trionfo sportivo. Per lui, romano vero, lo scudetto rappresenta anche altro.
È come se Agostino si sentisse il capitano non solo di una squadra di calcio, ma di un'intera città, o almeno della sua parte giallorossa. È il capitano della rivalsa, è il capitano che ha portato via lo scudetto ai soliti squadroni del nord, è il capitano della gente. 15 maggio 1983 si celebra il giorno più bello. L'Olimpico, strapieno e gonfio di gioia, festeggia i suoi eroi. Quando incontra il presidente Pertini per presentargli la squadra, Di Bartolomei è orgoglioso e felice. Complimenti, ve lo meritate. Ve lo meritate. Ma nello sport, come nella vita, bisogna già guardare avanti. Il futuro ha un solo nome nell'immaginario dei tifosi, la Coppa dei Campioni. Come sede della finale della Coppa dei Campioni 1984, quella dell'anno dopo, l'UEFA ha scelto lo Stadio Olimpico di Roma. Per tanti è un chiaro segno premonitore. Nella testa di allenatore e giocatori l'obiettivo principale, la priorità assoluta è solo una. Quella finale è un appuntamento che non si deve perdere. La storia è a portata di mano, basta avere la forza di coglierla e stringerla forte. E in Coppa dei Campioni il cammino di Bartolomei e compagni è inarrestabile.